Allora, che qui te ne fai prevedere sul nuovo episodio del Let's Play. Allora, siamo all'episodio 138 e come sapete già, la sfida di oggi è 138 mi piace e 45 commenti. Comunque, nello scorso episodio vi ho detto il numero sbagliato, era l'episodio 137, ma io vi ho detto che era l'episodio 136. Spero che non ci siano state troppe confusioni, però appunto volevo farvi sapere che è errore da parte mia, quindi non avete capito male o non avete sentito male appunto quello che ho detto. Comunque, prima di cominciare questo episodio voglio fare il piccolo riassunto. Voglio fare le stesse cose che andiamo a fare in ogni santo singolo episodio, che ormai sapete già che le facciamo sempre. Comunque, iniziamo subito con quello che abbiamo fatto nello scorso episodio. Allora, come prima cosa abbiamo lavorato a un nuovo piccolo mini progetto, che non è proprio un progetto, però è una cosa che volevo farvi vedere, che è il creare dei chunk loader con gli hopper, che appunto mi è stato consigliato da uno di voi, anzi da più di voi, per quello non li ho nominati tutti. Quelli che sanno che me l'hanno consigliato sanno che li ringrazio moltissimo che me l'hanno consigliato. E appunto abbiamo parlato di come funzionano, di perché li andremo a utilizzare e di come li andremo a utilizzare. Poi abbiamo lavorato ad un piccolo sistema di illuminazione per il nostro bar, che appunto abbiamo creato sul tetto per illuminare la stanza anche di notte, in modo da appunto avere sempre la luce e di non rimanere al buio anche di notte. Quindi potremo magari accamparci qua anche di notte, anche se appunto non c'erano luci prima, ma adesso con queste nostre nuove luci, con questo nostro sistema redstone, siamo messi a posto e non dobbiamo preoccuparci nemmeno del rimanere al buio. Poi, cos'altro abbiamo fatto? Abbiamo parlato di un po' di cose, abbiamo lavorato al nostro ippodromo Nantropo, abbiamo creato una specie di layout, una specie di bordo per esso, e abbiamo deciso un po' come andremo a fare, quali saranno le cose che andremo a fare con esso, e appunto abbiamo creato un po' le mura e abbiamo detto cosa andremo a fare con queste, e abbiamo parlato anche un po' di quello che andremo a inserire dentro e delle idee che ho al momento per il nostro vero e proprio ippodromo. Poi, cos'altro abbiamo fatto? Vi ho parlato di un piccolo segreto che vi voglio far vedere fra poco, ma per ora lo lasciamo stare. Un bel po' di persone l'hanno azzeccato, un bel po' di persone non l'hanno azzeccato, quindi appunto non tutti ci sono arrivati. E come ultima cosa abbiamo lavorato ai nostri lampioni, che voi avete scelto quello povero, che è quello che piaceva di più a me perché era un po' più semplice, un po' meno costoso, e per la nuova area invece avete scelto quelli ricchi, quindi avremo quelli poveri da una parte e quelli ricchi dall'altra, giusto per avere questa differenza fra le due aree, per non fare tutto uguale. Quindi, prima di cominciare questo episodio, voglio fare l'ultima cosa che dobbiamo fare oggi, che è leggere il commento del giorno. Ed il commento del giorno di oggi è di Raffi HD, e se non sbaglio questo commento l'ha già fatto già da un paio di episodi, però non l'ho mai preso perché appunto ce n'erano degli altri un pelino un po' più importanti, e appunto ora l'ho scelto perché diciamo era il migliore fra tutti, o quello che mi piaceva di più a me. E quello che ci consiglia lui è di sostituire l'idea che vi ho dato, se non sbaglio, nell'episodio 136 di ricreare Columbia del nuovo gioco di Bioshock Infinity o Infinite, non so come si pronunci, non so quale dei... vabbè. E appunto lui ci dice, invece di creare quello, ci dice di creare qualcosa che, se non sbaglio, è di Dragon Ball Z, o forse di tutti i Dragon Ball, di tutta la saga, e ci dice di creare il Palazzo del Supremo, che dovrebbe essere quel tizio nero con le antenne. Non so, è tantissimo che non guardo Dragon Ball, e che neanche mio fratello non lo guarda perché lui ama i gormiti, quindi appunto non so se il Supremo è quello che ho detto io, però mi ricordo il palazzo sicuramente, perché era praticamente ogni tre episodi. Ma appunto l'idea mi piace di più di Columbia, perché è molto molto più bello il palazzo che Columbia. L'ho anche cercato su internet per dargli un'occhiata, quindi appunto so com'è. E appunto se a voi piace, se voi la preferite a Columbia, ditemelo nei commenti, perché la potremo andare a sostituire con questo nostro nuovo progetto. Comunque, cosa andremo a fare oggi? Allora, voglio andare a fare un bel po' di cose. La prima cosa che voglio andare a fare è farvi vedere il segreto, quindi datemi un secondo per prepararmi le idee e iniziamo subito col segreto. Ok, allora, il segreto, io vi avevo detto che era molto molto vicino a casa mia, e ancora un po' di più, si trova proprio in casa mia. Tanti di voi hanno detto che era questa leva, che in realtà è il nostro cestino che abbiamo da un bel po' di tempo, quindi non è quello, e non è quello il nostro progetto segreto, il progetto segreto alla quale ho lavorato, ma il progetto segreto è questo buco qua. Potete vedere che in questo buco oscurato c'è una leva, non si è notato nello scorso episodio perché non l'ho fatto vedere, però c'è una leva. E perché c'è una leva?
perché questa leva ci apre un piccolo buco qua, che in realtà ci porta, e io lo utilizzo come scorciatoia per arrivare dall'altra parte della casa. E potete vedere che è piuttosto carina come cosa. Pensavo di fare anche qualcosa per bloccare anche qua con un blocco, o collegare lo stesso circuito, però appunto mi sono detto vabbè, lasciamo così, non importa, non serve che facciamo nulla di strano. E potete vedere che è semplicemente nascosto qui dietro, c'è qua la redstone, e è appunto collegato a questa leva qua che vi ho fatto vedere. Quindi non è un progetto così strano, così lungo, così diciamo acclamante, però è semplicemente una scorciatoia per questo nostro piccolo punto qui in basso, che in realtà, per chi non lo sapesse, è la nostra produzione di obsidian. Noi possiamo piazzare la redstone, coprirla in lava e lei si trasformerà in obsidian. Comunque, oltre a questa cosa che vi ho fatto vedere, io voglio chiedervi se vi piacerebbe magari ogni, che ne so, 5 o 10 episodi un altro di questi segreti, perché sono piuttosto carini e mi piace appunto inventarmi cose che voi non vedete, o cose che voi non sapete che faccio, e magari farvi non indovinare, magari passandoci o lasciando un indizio nel video per appunto farvelo scoprire. Quindi ditemi cosa ne pensate di questi segreti e non so, vedremo nel futuro cosa andremo a fare con essi. Ok, prima di passare alla cosa principale che voglio andare a fare oggi, voglio fare un paio di cose. La prima cosa che voglio fare è creare il primo lampione della nostra area, che non andremo a fare come ho detto, che appunto lo andremo a creare sullo stesso punto dove si trova la fence, che appunto è ancora dove è ancorato il nostro Iron Golem. Ma per quello della nostra casa lo andrò a spostare di un blocco, perché sennò sarebbe un pelino troppo vicino e appunto non mi piace così vicino. Invece qua abbiamo un po' di area fra i due, almeno che possiamo riuscire a respirare, anche se non è quello che intendevo, però avete capito un po' quello che intendo. Comunque non mi ricordo al 100% il nostro design, perché ho diciamo ideato quel design un paio di giorni fa e l'ho rifatto nello scorso episodio, e lo scorso episodio l'ho registrato 2 giorni fa, quindi non mi ricordo al 100% come l'ho fatto il nostro design. Mi ricordo che c'era un pistone qua, però non mi ricordo a che altezza, quindi devo stare un po' attento. Penso che era questa altezza qua, però non ne sono sicuro. Devo solo trovare un modo di piazzarlo, quindi potete vedere è un po' complicata la cosa, però vi voglio far vedere la costruzione per farvi capire anche un po' a voi come l'ho costruito io e come ci sono arrivato diciamo a questa costruzione. Dovrebbe essere giusto, almeno a quanto sembra. Non so se è perfetto, anzi sì, dovrebbe essere proprio perfetto. Vediamo, mettiamo la scala qua, dovrebbe essere nascosto ora, e se ora rimettiamo le scale anche qui sopra, dovremmo riuscire a appunto coprire anche il nostro pistone, quindi dovrebbe essere perfetto. Non ne sono sicuro se è esatto, però ovviamente lì darò un'occhiata e vedremo se è perfetto oppure no. E cercherò di mettere questi nostri lampioni quasi dappertutto, non dico da ogni parte, però cercherò di avere la maggior parte dell'area illuminata. Per esempio la nostra base lì, che c'ha già la fontana di notte che illumina, non ne andrò a mettere uno, perché appunto già crea luce, e poi il nostro beacon block emette luce, quindi non ci interessa. Però magari per le strade o a fianco al nostro portale del Nether o a cose del genere potremmo mettercelo. Quindi vediamo, non sono riuscito a recuperare quel pezzo lì, voglio prenderlo perché non voglio sprecare blocchi di come cavolo si chiama, di stone brick, quindi recuperiamo anche questo. E potete vedere che sembra essere giusto, sì è giusto, perché non si vede ora il blocco di glowstone. Se diventa notte sale, ok perfetto, ce l'ho fatta al primo colpo. Comunque potete vedere che non si vede dal basso, non so se lo andrò ad abbassare un po', però mi piace diciamo questa altezza qua. Forse è un po' grossa la cosa diciamo delle nostre scale, però è abbastanza carino diciamo, dai, non è bruttissimo, per quanto si può fare in Minecraft non è bruttissimo. Comunque prima di passare veramente alla cosa di oggi, voglio fare un'ultima cosa. Scusate la megola, perché negli ultimi episodi un bel po' di persone mi hanno detto: ma visto che hai così tanti diamanti, perché non ti crei un'armatura super mega potente? Allora, l'armatura super mega potente noi in realtà ce l'abbiamo già. Fatemi togliere un attimo l'audio perché ci sono le galline che rompono. Potete vedere che l'armatura super potente, o almeno piuttosto decente, o piuttosto forte, ce l'abbiamo. Non la utilizziamo mai perché io la trovavo piuttosto overpower, non ci trava giù praticamente
praticamente nulla, neanche 30 zombie di fila non ci facevano niente. In più con questa spada qua era un po' troppo forte, diciamo. In più stavamo spendendo un po' troppi diamanti a ripararla, e per quello avevo anche iniziato a lavorare solo con i tool di ferro. Però ora sono tornato a quelli di diamante perché ne abbiamo abbastanza, quindi non è un problema. E era giusto per spiegare a tutti quelli che mi dicono: ma perché non ti crei una super armatura super mega figa che distrugge tutto, cose del genere? E appunto per farvi capire perché non la utilizzo. Ok, allora, ci troviamo nella nostra area acquatica, cioè nella nostra barca slash mob farm, perché la cosa alla quale voglio lavorare oggi è per l'appunto la nostra mob farm. Allora, come sapete, o se non lo sapete ve lo dico ora, perché è un progetto un po' vecchiotto, diciamo, abbiamo creato solo un livello di questa nostra mob farm. Avevo già segnato gli altri livelli per essa, però poi, diciamo, li avevo iniziati, però poi è successo un problema con la mappa e si sono praticamente cancellati. Quindi dovrò ricominciare il tutto. Però oltre a creare questa nostra questo nostro secondo livello, vorrei anche iniziare un terzo, ma li andrò a fare in terra e non in cobblestone, perché la cobblestone sta scarseggiando un po', e visto che ne utilizziamo veramente veramente molti di blocchi per riuscire a fare solo anche solo un livello, vorrei farla in terra, visto che ne abbiamo a bizzeffe e sicuramente non sarà mai un problema rimanere senza, o appunto non sarà mai un problema appunto trovarne dell'altra. Quindi la farò in terra e cercheremo di portare avanti questa nostra mob farm il più possibile, perché voglio provare a farla diventare funzionante al 100%, e voglio cercare di farla diventare il più utile possibile, perché vorrei iniziare a utilizzare tutti i drop, e vorrei anche iniziare finalmente a fare il sistema completo per il sorting a casa. Quindi come sapete l'abbiamo creato un paio di episodi fa, e abbiamo creato giusto la parte che è in casa, però ora manca la parte che ci serve per riuscire a portare gli item da qua a casa nostra. Quindi l'abbiamo già creata, abbiamo già creato parte del tunnel, solo che questo tunnel per ora non è completo, perché appunto dobbiamo ancora decidere un po' come portarlo. È un bel po' di tempo che non lavoriamo a questa nostra cosa, non mi ricordo benissimo quello che avevamo fatto e quello che non avevamo fatto, perché è anche successo quel piccolo problema con la mappa tanto tempo fa. E appunto cercherò di riuscire a farvi vedere tutto quello che andrò a fare. Una cosa che di sicuro andrò a fare sarà prendere della TNT oppure della glowstone, e non per far scoppiare qualcosa, ma perché le andrò a utilizzare con due pistoni per riuscire a fare uno di quei specie di visori X-ray che ci permettono di vedere attraverso i muri, e mi servirà per andare a trovare tutte le caverne, tutte diciamo i punti bui di quest'area, in modo da richiuderli e appunto avere lo spawn rate di questa nostra area molto molto più alto, e appunto riuscire a spawnare molti molti più mostri e riuscire a prendere molti molti più drop. Quindi cercherò di renderla appunto a 100% di efficienza, però come avete capito richiederà un bel po' di tempo. Ok, allora ho completato il nostro secondo piano. Potete vedere che ho anche messo questi nostri cobblestone slab, sono andati a recuperarne un po' a casa, me li sono craftati, e potete vedere che è praticamente completo. Però c'è un piccolo problema: ho solo un blocco per chiudere qua, quindi dovrò rubarlo da questa nostra piccola piattaforma. Però speriamo di non morire. Ok, perfetto. Comunque, visto che sono già sceso e visto che non c'ho voglia di risalire, voglio farvi vedere il sistema che abbiamo qui sotto, che tanti non conoscono, perché non conoscete? Perché è tantissimo che non lo facciamo. Magari gli iscritti un po' più vecchiotti o quelli che mi seguono da più tempo appunto sanno cos'è questa cosa. Ma è semplicemente una serie di hopper che vanno tutti verso questo. Quindi questi tre guardano verso l'interno, questi tre guardano verso l'interno. Anzi, lo apro giusto per farvi vedere. Potete vedere che quello è verso l'interno, questo è verso l'interno e questo è verso l'interno. E questo guarda qua, questo guarda qua, quindi tutti gli item da ognuno di questi nostri hopper finiranno dentro questo nostro hopper principale qua. E questo hopper principale appunto che vi ho appena fatto vedere poi gira di nuovo, entra in un ultimo hopper che è qui sotto, e poi va giù in colonna e scende in un dropper, che fatemi togliere l'audio perché è noiosissimo, che è collegato ad un piccolo timer che è controllato da questa leva qua, che è molto molto nascosta. E
appunto è venuto piuttosto bene perché è nascosta da questo pillar di legno. E potete vedere che qui sotto c'è un tubo. Questo tubo ci porta a un punto dove non c'è nulla, che ora andrò a illuminare per farvi vedere. E potete vedere che qua c'è un hopper. Questo hopper, se noi lo rompiamo, ci porta ad un altro hopper. E questa è praticamente l'area che avevamo detto di utilizzare come diciamo base per far partire il nostro minecart. Quindi da qua sarebbe partito il nostro minecart, avrebbe seguito tutto questo nostro tunnel, che in realtà è molto molto lungo, ma non è completo, perché per ora ci porta fino a qui. Potete vedere che siamo in un punto che forse in più conoscete. Questa piccola scala in realtà ci porta anche questa a un altro punto, che è appunto molto molto vicino a casa nostra, ed è la nostra area dove abbiamo il nostro slash villaggio, slash lager, slash come diamine lo volete chiamare, per i villager. Quindi non siamo lontanissimi da casa, perché siamo già arrivati fino a qua. Ora dobbiamo solo trovare un modo per diciamo continuare questa nostra area. In realtà eravamo arrivati fino ad un punto in questa nostra farm di Netherworld, se non sbaglio qua, eccolo qui. Però potete vedere che l'ho richiuso perché voglio fare un piccolo giro, perché sennò andrei a, diciamo, colpire in qualche modo la nostra casa, che è appunto molto molto vicina. Non sembra essere vicina perché c'è il lago, però è piuttosto vicina. E appunto voglio cercare di trovare un modo per riuscire a fare questo nostro tunnel e continuarlo per arrivare a casa nostra. Ma non lo andremo a fare oggi, perché voglio fare un'altra cosa prima che ci finisca il tempo. Quindi fatemi preparare tutte le cose e ci rivediamo appena sono pronto a continuare. Ok, ora voglio andare a lavorare un po' in giro, perché voglio parlarvi di un po' di cose. Voglio farvi vedere un altro aggiornamento che c'è stato rilasciato da Jeb. E voglio farvi anche una domanda su di esso, perché è piuttosto interessante. Quindi appunto voglio sapere quello che ne pensate voi. Ma prima voglio recuperare tutte queste cose, perché ho messo a cucinare degli ore extra che avevamo trovato quando abbiamo fatto scoppiare, ecco. Non so parlare, seriamente. Quando abbiamo fatto scoppiare l'inizio della nostra mineshaft nello scorso episodio. Comunque, allora, cos'è l'update che appunto ci è stato dato da Jeb? Allora, prima di dirvi quello, voglio diciamo darvi un paio di cose e idee che staranno per arrivare o stanno per arrivare sul canale. Non sono confermate, non so se lo andremo a fare, sono solo voci per ora, quindi non prendetele come oro, non prendetele come oro colato, come si dice di solito, ma potrebbero accadere. Quindi non so se lo andremo a fare, però appunto ve lo voglio dire comunque. Allora, la prima cosa che starà per accadere, o che accadrà fra poco, è che tornerà molto molto presto la serie di Happy Wheels, perché mi sono arrivati un bel po' di messaggi che mi dicono: visto che avevi smesso di fare Happy Wheels perché era laggoso e perché appunto non avevi un computer decente e dopo un po' ti laggava, e poi tipo i server del gioco facevano schifo, appunto mi hanno detto che adesso i server del gioco sono un pelino più decenti. Queste sono cose che mi hanno detto a me, non so se sono vere, non so, non ho ancora provato, non ho ancora testato di mano mia. Però appunto penso che ritorneremo a fare anche la serie di Happy Wheels, visto che me la state chiedendo in molti. E penso che fra poco arriverà anche un'altra serie, che questa non sono sicuro proprio per nulla se l'andrò a fare, che sarà una serie su una specie di versione di Minecraft, però dei minigiochi che mi avete anche questi chiesto in molti, certi piacciono, a certi no, però appunto vorrei provare a vedere, vorrei provare a consigliarveli e farveli vedere e sapere appunto cosa ne pensate su di essi. Quindi ditemelo pure nei commenti del giorno o nel commento dell'episodio, anzi non del giorno, sapete che io sono pessimo nel parlare, ma vabbè. E appunto se avete un'idea per un'altra serie o per qualcosa che potremmo riportare dal passato, che non abbiamo mai fatto, potete pure dirmelo nei commenti, perché sono piuttosto interessato. Comunque, allora, cosa sono le cose di cui vi ho detto che ci è stato appunto dato da Jeb, che ci è stato fatto vedere da Jeb? Allora, Jeb negli ultimi giorni ha rilasciato due cose principali. Allora, come prima cosa ha rilasciato un'immagine, che vi lascio ora sullo schermo, di questo nostro nuovo biome, che sembra essere una specie di versione un po' speciale fra il biome, quello de...
come si chiama, del nostro delle nostre Swamplands, quindi del nostro come possiamo chiamarlo, non è proprio una Swampland, però è un po' diverso, e diciamo una versione, una specie di tundra, però mischiata alle Swamplands, perché c'ha quegli alberi marroni scuri che non mi ricordo mai il nome, e chiamiamoli pini, giusto per renderci la vita facile. E appunto è piuttosto carino, a me piace molto come lo stanno facendo e quanto ci stanno lavorando a questi nostri nuovi biomi, e secondo me potrebbero fare qualcosa di veramente bello con appunto queste nostre nuove idee, se non vedo male, se non ho visto male io nell'immagine. Si possono anche notare delle costruzioni in cobblestone, la mossy cobblestone, quindi mi aspetto qualcosa di piuttosto carino da vedere. Non so cosa aspettarmi, però volevo farvelo vedere perché voglio tenervi un po' al passo anche a voi con le news di Minecraft, e voglio appunto farvi sapere quello che sta succedendo, quello che viene rilasciato, quello che è stato annunciato in Minecraft, quindi voglio farvi vedere un po' tutto anche a voi. E un'altra cosa che è stata rilasciata già proprio al 100%, la potete trovare anche voi se avete comprato Minecraft e se potete giocarci, è un piccolo aggiornamento al launcher che ci permette di andare a giocare anche alle versioni vecchissime di Minecraft, e questo pattern che sto facendo ora non mi piace per nulla, ma lasciamo stare. E la versione che a me interessa è la alfa, ve la vorrei far vedere nel prossimo episodio se appunto avremo tempo o se riuscirò a prendere un piccolo spazio anche per essa, perché è piuttosto carina. Ci ho giocato per qualche minuto su un mondo secondario che appunto ho creato appunto per la alfa, e veramente divertente vedere le differenze fra l'alfa e fra gli altri episodi, e gli altri episodi, fra le altre versioni. E quello che vorrei andare a fare per l'episodio 140 è iniziare dall'alfa e passare, magari fare una coppia del nostro mondo per ogni per ogni update, per ogni patch, e vedere il nostro mondo in ogni tipo di versione diversa, quindi magari vederlo all'alfa, poi vederlo com'era che ne so, alla beta 1.3 e cose del genere, perché potrebbe essere qualcosa di strano, qualcosa di carino per l'episodio 140. E volevo appunto chiedervi cosa ne pensate di voi, cosa ne pensate voi di questa nostra idea che mi è venuta e che penso andremo a fare, perché è piuttosto carina. E appunto ditemelo, perché sono piuttosto interessato e voglio sapere la vostra opinione. Ok, mi dispiace dirlo, ma per questo episodio è tutto, siamo già più che oltre ai 20 minuti, io mi perdo sempre al parlare, sempre a parlare di cose varie, strane, eccetera, bla bla. Comunque, oggi non c'era un segreto, però se voi volete dal prossimo episodio o dai prossimi episodi li continuerò ad inserire, ma mi dispiace dirlo, per questo episodio è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, scrivere, tutte quelle cose che ormai sapete già, e se avete un'idea, un progetto, qualsiasi cosa che vi piacerebbe vedere, lasciatela pure nei commenti. Vi ricordo che se volete aiutarmi un po' di più e volete aiutarmi magari ad arrivare in home page o a farmi conoscere da altra gente, mandate questo video agli amici, alla nonna, allo zio, al cugino, al cane, al gatto, al topo, non lo so, a chiunque voi vogliate. E nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto, con questo vi saluto, bella raga, qui Danifra.